Tra le stelle e il mare ci troviamo nella cattedrale di Fermo per intervistare Sua Eccellenza Monsignor Rocco Pennacchio, Arcivescovo Metropolita di Fermo. Benvenuti, benvenuti all'ascolto. Proprio in occasione della solennità di Maria Santissima Assunta in Cielo, patrona dell'Arcidiocesi di Fermo e di San Marone Martire, patrono della città di Civitanova Marche. Primo Apostolo del Piceno benedicente le acque marine. Aprono anche all'immaginario peculiare di questo periodo estivo il riposo le relazioni, la bellezza della nostra terra. In questi giorni di festa è come se una linea immaginaria venga tracciata tra il girfalco della cattedrale di Fermo e il molo portuale di Civitanova Marche. Lei, eccellenza, come pastore, si trova a guidare una diocesi il cui territorio si estende dalle montagne al mare, una terra, quella fermana e maceratese, con una forte vocazione all'accoglienza turistica e alla valorizzazione di tradizioni e di storia. Il vescovo ha il difficile compito di guardare la variegata realtà diocesana a partire da un punto di vista altro che sia di sintesi e di indirizzo verso prospettive future. Secondo lei, a partire da questa visuale del tutto particolare, dove risiedono i punti di forza, le risorse preziose, umane e spirituali di questo nostro territorio, eccellenza? E tutte le semplificazioni di solito tradiscono. La complessità della realtà e oggi non si può appunto semplificare senza tradire. Eh, ma ormai in tre anni quasi di esperienza in questa terra che non conoscevo per niente, eh, posso dire che ciò che accomuna tutti i territori, quindi sia la zona marina eh, che oggi diciamo rappresentata da Civitanova in questo contesto, sia quella collinare sia quella montana, eh, tre mi sono sembrati i valori emergenti, quello dell'attaccamento alla propria terra, quello della laboriosità e della concretezza e, per quello che riguarda direttamente la Chiesa, una fede diffusa che, in un modo o in un altro, come meglio si può, permea la vita. Naturalmente quando ci sono dei valori c'è sempre il rischio che ci possano essere delle esagerazioni, degli errori, per cui l'attaccamento alla terra può scatenare dei campan campanilismi, la religiosità può essere talvolta eh, un po' deviata e come anche la laboriosità e la concretezza può correre il rischio di essere eh, alla fine molto sbilanciata sul lavoro e quindi magari essere schiavi del lavoro trascurando poi tutto il resto ma nel complesso mi pare che questi siano i valori che io ho conosciuto maggiormente e dei quali mi compiaccio perché sono anche un po' i valori della terra da cui io provengo anche se con molte meno risorse bene grazie eccellenza e allora andiamo avanti l'esperienza della pandemia dentro la quale siamo ancora immersi, ha fatto emergere altresì delle criticità e alcune debolezze spirituali, antropologiche, politiche e culturali. Quali sono, secondo lei, quelle dimensioni o realtà del tessuto fermano e maceratese maggiormente fragili o comunque da mettere in discussione, sia come Chiesa che come società, per poter riprendere il cammino? Ehm, penso che non ci siamo distinti in particolare Rispetto anche alle altre zone d'Italia, la pandemia ha colto tutti di sorpresa e quindi una specie di confusione o certamente disorientamento ha animato tutti la politica compresa, in fondo le inchieste anche che ci sono in questo periodo. E lasciano mh, intravedere che non si poteva probabilmente, ma ci saranno state anche delle inadempienze e dei ritardi. Quindi la fragilità è stata sicuramente all'inizio l'incapacità di renderci conto di che cosa stesse succedendo. Del resto ricorderete che molti pensavano e continuavano a sottolineare che il Covid non fosse altro che una banale influenza. Ehm, la difficoltà di adattarsi a questa situazione io poi l'ho percepita anche, eh, soprattutto dal punto di vista ecclesiale, cioè la tentazione, e questa la percepisco come fragilità, piuttosto che tentare di abitare questo tempo, di riproporre in modo ordinario eh, ciò che si era sempre fatto in tempi normali come se non fosse successo niente di qui quindi tentativi di ogni tipo di eh, vivere la fede molto spesso in modo soprattutto devozionale, purché non si perdesse diciamo, questa occasione. Direi col senno di poi, ma ripeto lo dico in punta di piedi, perché quando ci si trova immersi nella realtà non sempre si hanno le dimensioni della complessità. Col senno di poi avremmo potuto forse lasciarci interrogare maggiormente da quello che stava accadendo piuttosto che rivendicare a tutti i costi il diritto di dover vivere la fede come lo si era sempre fatto. Vero. Come sappiamo, anche l'organizzazione delle feste patronali risente delle limitazioni dovute all'emergenza sanitaria. Affermo, la solennità dell'assunta è sinonimo di cavalcata, la più antica rievocazione storica in Italia. E a Civitanova Marche la festa del patrono di San Marone attraversa simbolicamente l'estate con la tradizionale processione delle barche e la benedizione del mare. Pur nelle limitazioni vigenti permangono il respiro e il clima legati a queste belle tradizioni. In un tempo come quello attuale, definito da molti neopaganesimo e discristianizzazione, dove risiede, secondo lei, la forza di tradizioni che nascono dal passato e giungono fino al nostro presente? Secondo lei, in un contesto di nuova evangelizzazione, tali occasioni? Possono rappresentare ancora un'opportunità per la vita di una comunità cristiana, per il vissuto di una diocesi? Sicuramente lo sono. Il Papa, Papa Francesco, come anche i suoi predecessori, si è soffermato eh, sulla, mh, sulla religiosità popolare, sulla pietà popolare, sulle tradizioni religiose popolari. In alcuni numeri dell'Evangelii Gaudium, proprio per connetterla al tema che lei ha indicato della nuova evangelizzazione, perché non dimentichiamo che l'Evangelii Gaudium è un'esortazione a seguito di un sinodo che era proprio sulla nuova evangelizzazione. Il Papa sottolineava come eh, questa mistica eh, popolare deve avere il suo posto all'interno dell'evangelizzazione della proposta pastorale perché è la mistica dei poveri, la mistica del popolo, quindi non deve essere disattesa né guardata in qualche modo con sdegno. Ovviamente eh, bisogna intendersi su che cosa significhi tradizioni popolari. Laddove si ritiene che semplicemente la ripetizione nel tempo, in modo sempre uguale al passato, di ogni singolo gesto, delle singole feste, delle tradizioni, e ritenere questo come fedeltà alla propria fede eh, potrebbe essere un errore. Nel caso Stiamo vivendo per esempio nel tempo attuale della pandemia, come lei ha detto, ci sono delle limitazioni. E allora, se non si può fare come non si farà a Fermo, per esempio, il Palio o la eh, sfilata, il corteo storico in forma ridotta, e se eh, ci saranno limitazioni anche a Civitanova per la processione a mare, non bisogna. Strapparsi i capelli, io, io non ce li ho nemmeno, ma insomma non bisogna farne una tragedia perché non è rispettando questi singoli passaggi che si rispetta la fede. Il vero tema è connettere questa fede popolare, e questa è una sfida per noi cristiani, per la comunità ecclesiale, con dei percorsi di formazione alla fede. A me pare che nella chiesa nostra, diocesana, ma penso un po' in Italia, è come se ci fossero percorsi paralleli, cioè quelli che seguono questa religiosità popolare o magari devozioni o penso anche l'attività delle confraternite e poi il percorso della vita pastorale delle parrocchie che va, in una, non dico in un'altra direzione, ma forse nella stessa, ma senza incontrarsi. Saper connettere la pietà popolare con la vita pastorale delle comunità locali, questa è una sfida per tutti noi periodo estivo rappresenta anche un momento e un'occasione propizia a livello pastorale ed ecclesiale per fare una sorta di bilancio e per programmare le prossime prospettive future. In occasione della festività dei patroni tutto ciò assume una valenza e un sapore maggiormente pregnante. L'anno pastorale passato è stato segnato fortemente dal lockdown dovuto all'emergenza sanitaria. La sua voce di pastore è giunta a più riprese durante questo periodo di prova e di difficoltà. Con quali parole o immagini lei ritiene di poter descrivere l'esperienza che la Chiesa diocesana ha vissuto in questo frangente unico e particolare? Quali sono stati, a suo giudizio, gli atteggiamenti e gli aspetti positivi che dovremmo trattenere, portare con noi e incentivare quando l'emergenza sanitaria sarà conclusa e torneremo a una sorta di normalità? Eh, ho sentito tempo fa una persona eh, che mi parlava Usando questa immagine a proposito del lockdown, quindi riprenderei questa stessa immagine, è stato per noi in generale e per la Chiesa in particolare un crash test. I crash test sono quelle prove a cui vengono i veicoli, sottoposti i veicoli una volta costruiti per misurarne la capacità di resistenza in un momento di, di stress, di solito con un tamponamento, diciamo una collisione. Ecco, per noi il lockdown è stato uno, un crash test. Ha messo in evidenza degli aspetti di debolezza. Prima facevo riferimento a una fede eh, intimistica, devozionale, che eh, con il desiderio diffuso di dover benedire qualsiasi cosa perché così eh, la pandemia sarebbe stata sconfitta. Ma insieme a questo ha messo in evidenza, secondo me, anche dei punti di forza. Direi soprattutto il tema della resilienza, cioè appunto della capacità di adattamento. Adesso, ecco, seppur dopo un momento di iniziale disorientamento, come dicevo prima, posso dire che soprattutto grazie alle famiglie eh, c'è stata mh, la possibilità di abitare questo tempo, penso ai tre mesi e mezzo di chiusura, e penso a quanti genitori, a quanti insegnanti da remoto che in ogni caso fornivano elementi di istruzione, di apprendimento per i loro alunni, la capacità di saper abitare questo tempo è stata una grande risorsa. Se lo sposto dal punto di vista ecclesiale, la resilienza la vedo nella fantasia, nell'attività dei tanti parroci che in tutti i modi hanno cercato di tenere i contatti con la comunità. Intendiamoci, non era questo il tempo in cui bisognava preoccuparsi di trasmettere dei contenuti perché il contesto era molto diverso. La comunità ecclesiale esiste perché ci si deve guardare negli occhi, ci si deve toccare, abbracciare e comunicare anche fisicamente, se vogliamo, ma bisognava mantenere i contatti, cioè non far sentire sole le persone in questo momento. Credo che questo sia stato l'elemento più importante. Chiaramente indirettamente il valore che probabilmente. Mh, direi involontariamente abbiamo imparato, è che eh, la fede deve anche preoccuparsi della cura dell'altro e quindi se accetto di sopportare qualche limitazione è perché voglio bene all'altro e non voglio danneggiarlo con i miei comportamenti sbagliati. Bene. Una domanda sul prossimo futuro, eccellenza. Guardando invece all'anno pastorale che ci attende a partire da settembre, quali strade e prospettive sono a suo giudizio imprescindibili da percorrere e ripensare per la nostra Chiesa diocesana. E già mh, abbiamo fatto una piccola programmazione con um, gli organismi pastorali per il prossimo futuro che vede coinvolta la comunità dei presbiteri e anche dei laici. Innanzitutto, in un momento di riflessione. Ho chiesto ai parroci mh, di cominciare a Appena si arriverà a settembre, di cominciare a convocare gli organismi pastorali non per organizzare la vita pastorale della parrocchia innanzitutto, ma per favorire un momento di riflessione sapienziale si usa dire su questo tempo, cioè che cosa il Signore ci sta dicendo attraverso il lockdown e ci sta dicendo tante cose, come anche abbiamo un po' visto in queste poche parole. Quindi innanzitutto il prossimo anno pastorale sarà un, un anno abitato da, un, da una riflessione sapienziale, eh, direi quasi provvidenziale. Il Signore non permette niente di male se non in vista di un bene più grande e quindi ci dobbiamo chiedere tutti insieme, preti e laici, che come sta parlando lo Spirito alla chiesa, alle Chiese nel tempo della pandemia. Quindi aspetto che arrivino delle riflessioni e sicuramente ce ne saranno tante, poi ci sarà il tempo dell'organizzazione pastorale, eh, però sento di poter anticipare come quello che penso io, cioè in questo contesto in cui sicuramente non avremo la possibilità di fare, numeri, di fare grandi numeri nelle assemblee liturgiche o nei gruppi eh, di catechesi o negli oratori, eh, necessariamente il numero ristretto delle persone ci costringerà eh, a valorizzare di più le relazioni interpersonali, questo ce lo siamo sempre detti curate le relazioni interpersonali perché magari in una grande assemblea questo non è possibile. Adesso la pandemia ci dice questo, sono convinto che se organizzeremo tutto, quindi la liturgia, la catechesi, la carità, la celebrazione dei sacramenti, tenendo presente che il faro ci illumina l'altro come soggetto e oggetto di relazione e di cura, per me... Quindi valorizzare innanzitutto la persona prima ancora che il messaggio che dobbiamo trasmettere, e credo che questo possa essere un buon programma per tutto l'anno. Recentemente la Conferenza Episcopale Italiana ha parlato di un'auspicabile apertura a nuove forme di vita ecclesiale. La figura della Vergine Maria. In particolare il dogma dell'Assunzione al Cielo e il martirio di San Marone, rappresentano per la nostra diocesi non solamente il ricordo e la celebrazione di due eventi passati e storicamente conclusi, ma al contrario sono l'immagine più significativa di un futuro che attende la Chiesa, il cielo di Dio, passando per le pieghe del presente, la testimonianza quotidiana della fede. Secondo lei, parlando di nuove forme di presenza ecclesiale. Come possiamo tradurre le indicazioni dei vescovi dentro le trame della vita e delle aspettative della nostra gente, del nostro popolo? Sottolineo quello che ho detto poco fa. Gli uomini, il mondo attende dalla Chiesa e dai cristiani che siano prossimi alla vita concreta delle persone. Spesso, e lo abbiamo visto quando c'è stato per esempio... Nel settembre scorso il convegno ecclesiale di inizio d'anno sui giovani, eh, la lamentela che nelle interviste eh, era ricorrente da parte dei giovani è che quando andavano in chiesa sentivano parlare di tutt'altro forché della loro vita. Allora un alle ma, ma, una maggiore attenzione alle relazioni interpersonali significa aver cura della vita dell'altro e saper parlare alla vita. Penso per esempio a tutte le famiglie che hanno subito dei lutti a causa della pandemia o che hanno avuto persone ammalate. Come si fa a parlare di eh, annuncio del Vangelo se non teniamo conto di questo? Immaginiamo, già oggi ci sono purtroppo tanti segnali, ma aumenteranno in futuro, quante persone hanno, eh, stanno subendo le conseguenze economiche della pandemia. Come possiamo annunciare il Vangelo? Ecco, per me le, Pensare a nuove forme di vita ecclesiale significa questo, cioè una forma di vita che consenta di far incontrare ancora di più il Vangelo con la concretezza dell'esperienza delle persone e il Covid probabilmente ci spingerà a farlo molto di più di, del passato. E allora eccellenza concludiamo con questa domanda molto bella, era un po' il titolo no, di questa intervista tra le stelle del cielo e la brezza del mare. Le parole del vescovo si stagliano come una bussola spirituale e umana fondamentale, non solamente per il mondo ecclesiale, ma anche per le tante istituzioni presenti nel nostro territorio. A conclusione di questa intervista le chiedo un augurio e un saluto particolari per la nostra Arcidiocesi di Fermo, maternamente accompagnata dalla Vergine Maria assunta in cielo, e per la città di Civitanova Marche, custode della memoria del martire San Marone, primo apostolo del Piceno e della terra marchigiana. Ecco, a me pare che eh, questi due poli, la Madonna e San Marone, ci dicono che la testimonianza cristiana, cristiana che chiamiamo anche martirio San Marone, va collocata nella storia ma con uno sguardo e una prospettiva eh, ulteriore, una prospettiva divina. Ecco, l'assunzione al cielo di Maria ci dice questo, il nostro destino ultimo. Allora direi che l'augurio è questo, cioè auguro a tutti i cristiani della nostra arcidiocesi di saper essere testimoni di vita cristiana e testimoni di un regno di Dio, di pace, di giustizia, che è certo radicato qui su questa terra e di esserlo testimoni fino al martirio, ma che ha uno, un compimento ulteriore e definitivo solamente nella, alla fine dei tempi. Se ci appiattiamo solo su una testimonianza Concreta, che ha come orizzonte solo la nostra vita, corriamo il rischio di ridurre il cristianesimo a un'etica, a una filosofia di comportamento. Direi che altri filosofi sono stati molto più profondi del Vangelo stesso, e sicuramente non ci sarebbe stato bisogno che il Figlio di Dio morisse sulla croce solo per questo. E noi ringraziamo Sua Eccellenza Monsignor Pennacchio, e eh, con questo titolo, Tra le stelle e il mare, vi salutiamo e vi auguriamo buona festa dell'assunta e buona festa di San Marone. Ciao!